Vai. 19 giugno a 3 mezzo a Piazza di Spagna, via Condotti in croce Bocca di Leone. Quando mi ha preso un colpo di sonno è stato rubato il mio grande amico che si chiama Nuvola, sicuramente voi conoscete questo canile bianco che mi ha fatto compagnia da 3 anni e che lo amo tantissimo. Io faccio appello a tutti voi, qualunque informazione contattate per favore, io sarò molto felice di sapere che importante che sta bene, importante che non è successo niente di grave, che persone che rubate non prese come giocattolo dopo buttare da qualche foresta o villa borghese, che loro prendono cura di lui e danno bene da mangiare e danno tanto affetto, perché un animale che non può vivere senza affetto è stato cresciuto con baci e carezze. Perciò, a signora che questa cosa ha fatto, io posso pure perdonare se lei, questo gesto che lei ha fatto, non ha provocato morte a questo animale, perché un animale che non è solamente un animale, per me era un pezzo di cuore, e quello che è successo è per me una grande tragedia, non è solamente una perdita di una macchina, una casa, qualcosa materiale. Per me mi sono distrutto moralmente, non posso neanche dormire e mangiare fino adesso. Perciò io vi chiedo, se lei prese la responsabilità di rubare mio amico, prendete cura di lui e tenete bene e che sta bene. In tutti i modi io troverò possibilità di avere la giustizia per questo fatto e vi chiedo una cosa. Non fate male a questo animaletto, perché lui non c'entra niente. Se voi odiate me, fatemi la denuncia, fate quello che volete, ma lui non attaccate. Per favore, a tutti faccio appello, perché io penso che il 99% della gente vedeva che noi avevamo amicizia, che animale stava senza guinzaglio sulla spalla, che noi facevamo ogni ora passeggiata con lui, che lui non stava, come dicono tutti, sempre chiuso dentro la gabbietta e mangiava bene, perché prima comprare per lui mangiare e dopo comprava per me solamente. Io vi ringrazio di vostra attenzione e spero di qualche notizia più presto possibile. Grazie. Ciao.